Stamattina qui nella sede di Cuore Amico abbiamo l'occasione di incontrare padre Damien che viene dal Togo. E non è che sia arrivato stamattina dal Togo con l'aereo, soltanto è stato in Italia come studente. E allora ogni tanto, cosa strana, mentre noi mandiamo i missionari italiani all'estero, lui torna in Italia a sostituire un sacerdote italiano. E allora è qui da noi e naturalmente, essendo qui da noi, ci ha conosciuto, lo vogliamo così coinvolgere in un discorso un pochino più ampio per dirci: ma in Togo attualmente le cose come vanno, padre Damien? Prima di tutto vorrei ringraziare Don Armando e l'amministrazione, la direzione, tutti quelli che lavorano per Cuore Amico, i presidenti e tutti i benefattori per il sostegno che ci danno sempre nella nostra missione in Togo, soprattutto per i pozzi, per le sante messe anche per la nostra diocesi. Il Togo, come lo dicevo, magari l'ho detto prima, è una piccola nazione fra il Ghana e il Benin, 8 milioni di abitanti. La situazione è, abbiamo una, diciamo, un regime militare, ecco, militare. C'è il presidente, c'era il presidente, adesso è morto, ha messo sul figlio, militari dietro, ecco. Però per fortuna non c'è guerra, ecco. Però abbiamo una situazione così. Però in città hanno l'acqua, l'acqua corrente, la luce, però nei villaggi non c'è niente proprio. Cioè, non c'è la luce, non c'è l'acqua. Per cui cerchiamo di fare i pozzi per aiutare la gente dei villaggi, ecco. Sì, penso che l'acqua, come è urgente qui da noi, pensiamo in questi momenti al terremoto e all'improvviso mancanza di luce elettrica e di acqua, che cosa può provocare a tutti i livelli. Immaginiamoci laggiù dove l'acqua è necessaria anche dal punto di vista alimentare e igienico. Se manca l'acqua, che si fa? È proprio un'impossibilità a vivere. Comunque il discorso dell'acqua mi può portare anche al discorso dell'evangelizzazione, perché il discorso del Vangelo è un'acqua che viene a essere così offerta. Noi non obblighiamo nessuno a convertirsi, offriamo dell'acqua limpida che potrebbe essere veramente per la vita di una persona un salto di qualità. Ci dica un po', padre Damien, come voi vivete il discorso della fede nelle vostre parrocchie. Grazie padre, Don Armando. Come l'hai detto prima, anche l'acqua è molto importante e poi è un segno di evangelizzazione anche, perché quando facciamo i pozzi, grazie a vostri aiuti, il pozzo è aperto a tutti, sia cattolici, musulmani, animisti, non c'è differenza, ecco. Quindi è un segno di carità e molti si stupiscono anche, dicono: ma voi date a tutti così, è così la carità. Invece nelle altre religioni non è così, se non fa parte della, ad esempio l'Islam, fa parte della loro, della religione, non puoi prendere l'acqua, non puoi toccare. Quindi penso che è anche un atto di evangelizzazione, di aiuto. Per l'evangelizzazione, la fede da noi, noi per fortuna c'è gente che va in chiesa, soprattutto i giovani, per molto. Abbiamo tante religioni, c'è l'Islam, c'è l'animismo, la religione tradizionale africana, poi i cristiani, noi siamo 35% i cristiani, ecco. E la fede, la gente ci crede, quelli che ci credono davvero, sono impegnati, soprattutto i laici, i catechisti, sono molto impegnati, perché la domenica vengono in chiesa, si impegnano, il coro, i movimenti, l'assistenza agli ammalati e così via. È un po' diverso un po' da qua, quando vado in chiesa è un po' diverso, qua lì la fede si vive anche soprattutto nella gioia, perché la domenica è festa, ecco, domenica è festa, cioè si canta, si balla, tutti è festa. Io dico domenica almeno lasciamo i problemi, cioè viviamo in contatto con il Signore,
domenica è festa, veramente, tutti, dal prete fino al bambino, tutti si battono le mani, si canta, è gioiosa, ecco. Questo è bello e dovrebbe essere così anche per noi. È la giornata da dedicare al Signore, ma anche al nostro riposo. Proprio lasciare da parte un po' di pensieri, perché la settimana dopo ci attende. Volevo chiedere, il clero locale è sufficiente oppure come fate nei villaggi? No, il clero non è mai sufficiente, perché noi l'evangelizzazione, grazie ai missionari, abbiamo le SMA e poi i padri bianchi che ci hanno evangelizzato. E poi il clero manca sempre, perché abbiamo tanti villaggi. Ad esempio, nella mia parrocchia, ho una parrocchia di 24 villaggi, e i villaggi sono proprio sparsi, non è un po' come in Italia, sono un po' sparsi proprio. 50 chilometri, 30 chilometri per raggiungere un villaggio, è un po' sparsi nella foresta, perché anche per la gente, per coltivare, per l'agricoltura, cercano dove c'è un po' un ruscello per creare il villaggio e così via. Però cioè, siamo in due preti, cioè, noi non possiamo fare tutto. Abbiamo i laici che sono preparati lì in diocesi, abbiamo un centro di formazione dei catechisti, quindi vengono formati. E sono come missionari, alcuni sono fissi nei villaggi e altri sono mandati dal vescovo, si spostano come spostano i preti dove c'è bisogno, e sono loro che tengono le comunità nei villaggi, perché facciamo le riunioni, gli incontri una volta al mese, tutti i catechisti, e lì facciamo, programmiamo le domeniche. Noi cominciamo da sabato, andiamo nei villaggi, dormiamo nei villaggi, poi dopo diciamo le messe, così. Invece nei altri villaggi sono i catechisti che celebrano la parola di Dio e distribuiscono la Santa Comunione e fanno il catechismo, così via. Quindi ci danno un grande aiuto, veramente. Credo che anche per noi le unità pastorali avranno bisogno di un'attenzione di questo tipo. I sacerdoti invecchiano, nuove leve sono poche, e quindi le parrocchie sono rimaste tante, e quindi il servizio nostro dovrà essere fatto attraverso la generosità di chi è battezzato e di chi vede nella Chiesa veramente quella sorgente di acqua viva di cui parlavamo. Grazie Padre Damien, grazie di quello che fate e di come lo fate. Grazie. Devo ringraziarvi veramente, perché non potete immaginare tutto il bene che fate, veramente, è un gran bene, io veramente non potete immaginare, è festa, quando fermo i pozzi è festa proprio. Allora di nuovo grazie a lei, grazie a tutti quelli che lavorano qua nell'amministrazione Cuore Amico, e soprattutto ai benefattori. Il nostro è un modo per aiutare gli africani a non emigrare e a rimanere nella loro nazione, nel loro paese, perché muoversi è veramente perdere le radici, perdere gli affetti e non sapere quale sarà il futuro. Quindi tutto quello che si farà anche da parte dei nostri benefattori ha proprio questa prospettiva, l'evangelizzazione e il vivere nella loro realtà. È la cosa più bella per una persona che non deve essere sradicata.